io ho l'onore, ma penso che sia condiviso da tutti, di avere qui intorno il creme del mondo camerale. Il nostro ospite è Ferruccio Dardanello, che ha avuto questa idea meravigliosa di valorizzare, certificare e poi utilizzare i ristoranti italiani nel mondo come strumento di promozione dell'Italia, della simpatia italiana, dell'ospitalità italiana e dei prodotti italiani genuini. Noi qui come istituzione, pensate, rappresentiamo l'intera economia del nostro paese, ma al di là di quella che è l'economia del nostro paese, poi noi disponiamo di 70 preziose, straordinarie ambasciate economiche che sono le nostre 75 camere di commercio che abbiamo all'estero. E quella di Londra non vi sto a dire che è una delle più importanti, una delle più attive, ha un grande uomo che da tanti anni la coordina e la governa e alla quale abbiamo affidato anche a lui un compito particolare. E nei 6 mesi abbiamo già raccolto in 55 paesi del mondo 1129 candidature di ristoratori italiani, ma che avessero determinate caratteristiche, quelle del decalogo che avete avuto modo in qualche modo anche di apprendere, sufficientemente severo, lo sarà probabilmente ancora di più nel proseguio di questo nostro percorso, per poter ottenere un riconoscimento che sarà oggi suffragato da una, dico, bellissima targa di ottone che potrete mettere fuori della vostra attività. Ospitalità italiana, ristoranti italiani nel mondo, con marchio del Presidente della Repubblica, di tutto quanto veramente vi dà l'orgoglio e l'onore I ristoranti verranno chiamati non in ordine particolare, quindi non c'è un ordine di preferenza, siete stati tutti testimonianza di quella che è la qualità e l'autenticità della cucina italiana nel Regno Unito. Al Duca? Piacere, un onore. Caffè Caldesi? Ecco, Menula?